Nel contesto della comunità Madonna di Lourdes a Cerea, nel Veronese, trova spazio la Casa Dono di Maria. Ospita persone con disabilità psichica ed è una risposta originale e necessaria ad una fascia di popolazione che ha particolarmente bisogno. Nasce grazie alla collaborazione con la cooperativa Don Angelo Righetti. A 4 anni dall'apertura della casa siamo stati a visitarla, scoprendo una realtà semplice e straordinaria che sostiene quegli umili e indifesi cari a Dio. Minerve. E sono, cos'è? Sono arrivata qua il 3 gennaio, cosa sono? Neanche 2 anni che sono qua. Mi trovo molto bene perché le operatrici sono fantastiche e mi piacciono tanto, come la Giorgia, la Chiara. Quella è mia mamma, si chiama Angelica. Claudio Modenini. 26 del 10 del 57. E raccontaci quando sei arrivato qua e come mi ti trovi. Mi sono divertito. Ok. Cosa con fa? Gli amici e tutti. E lavoro e guarnizioni. Ok. Ti piace questo lavoro? Sì. E cosa fai durante le giornate qui? Lavoro il capannone delle volte e oggi sono qua. Noi qua siamo una fondazione Madonna di Lourdes, un po' l'idea è nata con Don Gianluca, dove voleva creare altri ambienti, altre camere per accogliere le persone. Lui ha creato questi ambienti e mi ha chiesto di gestire un po', no, questa struttura, noi come Don Righetti. Loro si occupano dell'alberghiera e noi dell'assistenza diretta ai nostri ospiti, insomma, agli ammalati. Ed è nata quindi con uno stile particolare, lo dice il nome di questo posto? Sì, l'accoglienza in primis, no? Accogliere le persone. È nata un po' l'idea perché noi come struttura abbiamo un po' da anni, un po' tutti insomma, il problema, nel senso che dopo i 65 anni le persone che sono in struttura dovrebbero uscire. Dove vanno? La legge regionale ti dice una casa di riposo, ma non sono persone da casa di riposo, hanno una dignità e stanno ancora bene. E sono persone che hanno qualche problema in più, diciamo. Hanno dei problemi, esatto, che da soli in casa non possono rimanere, per cui serve uno spazio dove accoglierli, dove dare la sensazione, ma anche la realtà della famiglia. Infatti si è voluto costruire questa struttura 14 posti, piccola proprio per mantenere, no, questo clima di famiglia, non queste case di riposo enormi, che per carità servono per situazioni ben più gravi, ma non nell'età, perché noi nella vita abbiamo, no, le varie fasi di età, però di 65 arrivare agli 80, cioè c'è un largo spazio, no, dove comunque la persona è ancora attiva e ha ancora delle possibilità di dare ed inserirli anche nel mondo del lavoro, tra parentesi, nelle attività non proprio strettamente, ma di occupazione, dove anche loro qua la giornata, alla mattina fanno la colazione, si va nel capannone, dove fanno attività insieme con gli altri, si ritorna, si mangia insieme e questo come una famiglia, insomma una grande famiglia. La nostra programmazione educativa parte da fine settembre, primi di ottobre, fino alla fine di giugno più o meno. Adesso appunto stanno ripartendo le nuove attività di quest'anno e abbiamo in programma ginnastica dolce, musicoterapia, teatroterapia, l'attività di laboratorio teatrale, la pet therapy, la psicomotricità, laboratorio diciamo di guarnizioni, quindi noi la chiamiamo work in progress, che viene fatto sia internamente alla struttura che in capannone, qui a Fondazione Madonna di Lourdes.
Sono tante attività con le quali cercate di riempire le giornate e di stare a fianco a queste persone che hanno qualche problema, giusto? Sì, abbiamo 14 persone adulte con disabilità, lieve e non. E come cercate appunto di stare loro vicino anche nel quotidiano, come la loro giornata? È una struttura abbastanza piccola. Sì, diciamo che loro la considerano la loro piccola famiglia, in quanto è strutturata come una vera e propria casa. Qui si alzano al mattino, si fa la colazione tutti insieme e poi si inizia la giornata con tutte le attività, insomma, programmate, che ci sono appunto da settembre a giugno. E loro il pranzo e la cena li vivono insieme ai ragazzi della Fondazione Madonna di Lourdes, in quanto andiamo a cenare, diciamo, e pranzare da loro. E poi la sera c'è un momento di preghiera e un momento, diciamo, di attività libera come la televisione, il gioco delle carte, giochi di società. Raccontaci un po' la tua giornata qui, cosa fate? Beh, a parte le guarnizioni che hai visto questa mattina da togliere i buchi, se no andiamo in capannone. Resto qua, è un mondo diverso. Raccontaci perché ti piace. Mi piace abitare qua. Perché? Perché mi è morto la mamma e anche il papà. Allora qua hai trovato una famiglia. Ho trovato una famiglia qua. Qualcuno di loro ha una famiglia proprio? Alcuni no, alcuni la famiglia siamo noi. Altri invece hanno la fortuna comunque di avere i parenti che nel weekend vengono a trovarli, insomma, o comunque si presentano quando hanno anche dei bisogni, come magari l'ospedale, piuttosto che le visite, piuttosto che indumenti. Altri invece hanno solo noi. Quindi hanno comunque anche la famiglia un supporto importante da parte vostra? Così. Certo, certo, assolutamente, soprattutto quando magari ci sono delle dinamiche da gestire. Noi in primis siamo in prima linea, però successivamente, se c'è anche la famiglia, è un bel aiuto. E una struttura piccola consente proprio di conoscersi personalmente? Sì, 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 tra di loro si trattano proprio come se fossero dei fratelli e delle sorelle. E noi siamo il punto di riferimento, insomma, per loro. Il Santo Padre sottolinea l'importanza della dignità per la vita dell'anziano, specialmente del disabile. Qui cercate di lavorare proprio per questo. Esatto, dare dignità è proprio questo, dare alla persona, come noi dobbiamo lavorare per sentirsi partecipi, no, della società, anche loro che hanno meno avuto fortuna, diciamo, però un domani saremo anche noi come loro, di dire bene, ho ancora da dare. Non è la mia vita terminata perché ho 65 anni, 70 anni. No, io posso dare ancora e questo è importante. E si vede nei loro sorrisi quando fai le attività insieme. E questo per noi, insomma, è veramente un grande traguardo, insomma. La mia nuova famiglia. Come ti trovi in questa famiglia? Bene, bene. Bene, capito, ascoltato. Se volevo bene, tra amici, se volevo bene. Sono passati 4 anni dall'inizio di questa attività, di questa casa. Com'è un po' l'esperienza vissuta finora? Ecco, 4 anni. Ecco, da pensare che nel giro di un anno noi l'avevamo già riempita. Le domande sono tantissime. In questi 4 anni proprio si è consolidato, perché è stato un po' un esperimento, no? Di creare un'alternativa alla casa del riposo, no? Alle strutture, e questa ci ha dato veramente soddisfazioni, ma le soddisfazioni le vediamo nei visi loro, nello star bene, e questa è la cosa che ci fa dire andiamo avanti con altri progetti. Cosa significa per te lavorare in questo contesto, fare educatrice qua, ecco? Per me è un donare loro qualcosa ogni giorno, crescere con loro in qualche modo, cercare comunque di migliorare la loro qualità di vita, perché siamo obiettivamente qui apposta per loro, cercare di dare alla giornata quella piccola pillola, no, in più
rispetto a quello che potrebbe essere il loro fuori. Raccontaci un po' anche, ci sono dei momenti di preghiera, condividete anche la fede qui? Sì, c'è il sabato, c'è la Santa Messa. E poi i pomeriggi cosa fate? Beh, a parte ci riposiamo, se no c'è o qualche film o qualche cartone, un po' di tutto. Si sta bene qua? Si sta bene, sì. Altri progetti come quello nuovissimo che ci sarà a breve, prossimamente con la cooperativa Dorighetti, esatto. Di cosa si tratta? E anche questo è stato un po', sarà un po' una fotografia, viste le tante richieste sia dalle strutture, anche dalla nostra struttura, ma soprattutto anche da persone che chiamano, che non sanno dove mettere queste persone, che ha un familiare, che ha un genitore. È solo, ha problemi, dove li mettiamo, dove andiamo? Per cui si è pensato di creare, di costruire, abbiamo cominciato adesso, un'altra realtà, sempre su questa falsa riga, marginalità, abbiamo 10 posti e 2 gruppi di appartamento, da 6 più 6, dove ci sarà la presenza del personale, dove loro potranno comunque fare attività. Verremo qua ancora, cioè di creare e di dare ancora continuità alle attività che si faceva prima o quelle residue che rimangono, insomma, ecco, non rimanere, ecco, la strategia di non rimanere chiusi, ma aperti e soprattutto possibilmente nel proprio paese. Infatti l'idea è proprio questo, creare piccole realtà, possibilmente nel proprio paese, dove siano sostenibili, ed è possibile, se creiamo una struttura non che ci porti interesse, ma arrivare a pari. Io dico sempre, no, se prendo 100, spendo 100 per le persone. Poi dopo dobbiamo dire anche questo, domani potremmo essere anche noi così, vero? Avremo anche bisogno, qualcuno ci dovrà pensare su questo. Dobbiamo dare delle risposte e questa è la sfida, no. Utopia? Io non credo. Ci crediamo molto su questo.